Cristiano Bottone di Transition Italia, sono qui ospite a Terra Futura e sono ospite del cambiamento, faremo una breve cosa nel pomeriggio. E sono qui per raccontare l'esperienza delle città di transizione che si sta sviluppando in tutto il mondo in modo molto veloce. Il movimento di transizione è nato poco più di 5 anni fa in Inghilterra, nel Devon, ed è stato immaginato da Rob Hopkins, che è semplicemente una persona che ha cominciato a fare delle considerazioni. Per esempio il fatto che sin dagli anni 60, possiamo dire, sapevamo che cosa avrebbe prodotto l'economia basata sulla crescita. E in tutto questo tempo abbiamo anche fatto tanti tentativi per cambiare il percorso che si stava facendo senza ottenere nessun risultato. Oggi siamo in una situazione in cui, se mettiamo assieme tutti i dati e li mettiamo tutti in fila su un tavolo, ci accorgiamo che il tempo della crescita è finito in modo abbastanza inesorabile e ormai anche le persone se ne rendono conto. Con tutta questa cosa in testa, in Inghilterra hanno cercato di darsi la risposta alla domanda perché non siamo riusciti a cambiare strada. E con questa domanda hanno iniziato a raccogliere tutta una serie di idee e di esperienze che non sono nuove, ma sono anche molto collaudate, le hanno messe insieme e hanno creato un processo nuovo per lavorare all'interno di una comunità e portarla a una condizione in cui la comunità stessa comincia a riprogettare il proprio futuro, comincia a pensare in avanti nel tempo di 20 o 30 anni e a immaginare tutto quello che farà per ricondursi a una situazione di sostenibilità, di equilibrio e, in quello che immaginiamo noi, anche di grande prosperità. In realtà quello che si vede, se si riesce a calmarsi un attimo e a guardare il mondo, è che oggi potremmo veramente fare un salto evolutivo come specie e arrivare in una condizione davvero piacevole, in un futuro che sarebbe davvero interessante vivere. Sostanzialmente quello che accade è che questo grande esperimento sociale fa sì che tante comunità decidano di riprogettarsi per affrontare il futuro che ci sarà. Invito chiunque volesse avvicinarsi a questo tipo di processo e di idea a consultare il sito transitionitalia.it.